farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzara zazz, zazzara zazz, zazzara zazz, zazzazz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, ho forse voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai, e vai che sto qui aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano negro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Ratarata, 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 ratarata. Avremmo potuto scegliere tra numerosi personaggi nella storia che hanno messo in pericolo la propria vita, opponendosi ai totalitarismi per aiutare le popolazioni perseguitate da regimi che hanno commesso crimini contro l'umanità. Tra questi abbiamo deciso di raccontare la storia di uno sportivo, Gino Bartali, che salvò la vita di centinaia di ebrei, perché nella sua figura ci rispecchiamo maggiormente in quanto atleti che frequentano la sezione sportiva del liceo Martin Luther King di Genova. Noi conosciamo da vicino le fatiche dello sport, per questo ammiriamo Bartali, che decise di sfruttare la sua passione per lo sport e la sua fama internazionale per salvare vite umane. È una storia da dimenticare, è una storia da non raccontare, è una storia un po' complicata, è una storia sbagliata. Cominciò con la luna sul posto e finì con un fiume di inchiostro. È una storia un poco scontata, è una storia sbagliata, storia diversa per gente normale, storia comune per gente speciale. Il periodo tra il 1938 e il 1943 è tragico per gli ebrei italiani. In questi 6 anni vengono soggettate alla persecuzione circa 51.000 persone. Ordine di polizia numero 5. Tutti gli ebrei sono considerati stranieri e quindi nemici. Devono essere arrestati ed inviati ai campi di concentramento. Tutti i loro beni immobiliari e mobiliari devono venire confiscati a beneficio dei sinistrati da bombardamenti anglo-americani. È vietato dare agli ebrei ospitalità, aiuto e soccorso a pena di severe punizioni, anche di morte. Viene abolito il diritto d'asilo nei conventi ed istituti religiosi. È vietato consegnare loro le carte annonarie. Thank you.
Gemma Bartali, sono figlio di un ex prigioniero del campo di concentramento di Dachau, in Germania. Dopo tanti anni vengo a fargli sapere una cosa che il mio defunto padre non gli aveva mai detto, anche se tante volte lo voleva fare. La storia è questa. Nel campo di concentramento di Dachau c'erano tanti deportati di tutte le nazioni, ma una sola cosa si capiva da questi stranieri. Quando capivano che uno era italiano, dicevano Bartali, oppure italiano, lo conosci Bartali? Un giorno mio padre gli si presenta una persona che gli disse di essere un italo francese, che gli chiese se conosceva Bartali. Mio padre gli disse che era di Firenze come lui. Aveva una foto di Bartali assieme a quella della famiglia. Questa foto era stata fatta quando lei vinse la Regello Secchietta, quando era dilettante. Questa persona gli disse, se mi dai questa foto io ti porto a lavorare presso una fattoria. Questo italo francese era uno della Commissione Internazionale per lo smistamento dei prigionieri. Mio padre accettò la proposta e diede la foto. E quest'uomo disse di preparare una lista di 15 persone, che poi sarebbe tornato dopo qualche giorno. Dopo due giorni tornò e invece di 15 ne aveva bisogno di 20. Prese la lista di 15 uomini e gli diede mio padre. Qui fece la donata e prese i primi 5 che si presentavano. Di queste persone mi ricordo dei nomi. Erano quasi tutte del Vasarno, come mio padre. Queste 20 persone furono portate a lavorare presso una fattoria, ove mangiando latte e patate poterono tornare a casa. Mio babbo era uno che cantava di poesia. Caro Bartali, le mando con tutto il mio cuore la registrazione di quando mio padre raccontava di quei tempi. È un racconto in rima poetica, come faceva i vecchi contadini. Ad oggi, tante persone un solo grande silenzio, è strano, non riesco ancora a sorridere, qui nel vento. È in ebraico, un verso del Talmud dice: chiunque salva una vita, salva il mondo intero. Persone che sono in vita grazie a lei, le guardi. Se avessi avuto più denaro. Ho buttato via tanto di quel denaro. Lei non ha idea. Se soltanto io. Ci saranno altre generazioni per quello che lei ha fatto. Non ho fatto abbastanza. Ha fatto tanto invece. Veduto il decreto del Presidente della Repubblica, 31 maggio 2005, con cui fu conferita alla memoria del signor Gino Bartali la medaglia d'oro al merito civile con la seguente motivazione. Nel corso dell'ultimo conflitto mondiale, con l'encomiabile spirito cristiano e preclara virtù civica, collaborò con una struttura clandestina che diede ospitalità ed assistenza ai perseguitati politici e a quanti sfuggirono ai rastrellamenti nazifascisti dell'Alta Toscana, riuscendo a salvare circa 800 cittadini ebrei. Mirabile esempio di grande spirito di sacrificio e di umana solidarietà. 1943, Lucca.